Ehi, ho trovato una base di quei pirati da safari, o cacciatori, come si fanno chiamare. Ho anche scoperto che il loro capo si chiama Kraven. Ha ucciso Scorpion e vuole fare lo stesso con altri supercriminali. Aspè, cosa? Vuoi dire che Martin Lee... Non lo so, ma la lista è lunga. Ecco chi era l'agente da cui Marco cercava di metterci in guardia. Gli stavano dando la caccia. Impossibile. E c'è anche Felicia sulla lista. Black Cat, la tua ex? Proprio così. Non mi darebbe mai retta se le dicessi che è in pericolo. Ma forse ascolterà qualcuno che non conosce. Se MJ ti mandasse qualche indirizzo, ti andrebbe di portarti avanti col lavoro? Ci penso io! Grazie, davvero. Devo riordinare le idee ora, ma chiamami se scopri qualcosa. E troveremo Martin Lee, Miles. Te lo prometto. Dovrei avere un po' di tempo prima che MJ mi chiami. Che succede nel quartiere? Forse dovrei cercare i covi dei cacciatori. Va benissimo. New York è la mecca del basket. Certo, con una palla e un canestro puoi giocare ovunque. Ma vuoi mettere il tifo dalle finestre dei palazzi, le provocazioni degli avversari? Prima o poi causerà un incidente. Vai a tavoletta! Sicuri di volerlo fare? Ok! Una giornata qualunque per Spider-Man. Ehi, Miles. Ho gli indirizzi di cui parlava Pete per i rifugi di Black Cat. Sono già diretto al primo. Grazie per esserti offerto di aiutarci. Peter si fa abbindolare facilmente da Felicia. So che devi lavorare al tuo saggio. Nessun problema. Spider-Man è sempre pronto. Vedo che siamo dei maghi a bilanciare lavoro e vita privata. Io sto impazzendo per finire il pezzo sui cacciatori e salvare il mio lavoro. Ma voi
quanto è successo a Scorpio, con lì ancora in... Non riesco a non pensare a lui, MJ. Non devi lasciare che questo ti consumi. Cerca di concentrarti su questa faccenda. Non solo! Quando ho affrontato Martin Lee, ho ottenuto dei nuovi poteri. Sono strani e molto blu. Beh, non sono un'esperta di poteri da ragno, ma magari è per lo stress. Ne hai passate tante ultimamente. Ricorda, non sei solo. Anch'io e Pete stiamo cercando di venire a patti con la situazione. Una cosa alla volta. Scusa, torno subito. Ciao, sono un vigile del fuoco. Ti faccio vedere! Rompete sta roba! Ancora degli incendi. MJ, devi scusarmi, ci sono. Cosa stavi dicendo? Beh, non sono un'esperta di poteri da ragno, ma magari è per lo stress. Ne hai passate tante ultimamente. Ricorda, non sei solo. Anch'io e Pete stiamo cercando di venire a patti con la situazione. Una cosa alla volta. Lo troveremo. Lo so. Grazie, MJ. Miles, stai attento a Felicia. Non fidarti di lei, qualsiasi cosa dica. Situazione? L'hanno saccheggiato. È l'occasione ideale per usare la nuova RA di Genki. Segni di graffi. Lei non c'è? Ho trovato dei graffi con tracce di metallo. Vedo se corrispondono ai suoi artigli. Devo isolare i componenti molecolari del metallo che ho trovato.
Fatto. Titanio. Cos'altro? Andata. Cobalto. Promette bene. La scienza è uno spasso. Ok. Bene. Tungsteno. Corrisponde. Fatto. È lei. Tracce delle sue scarpe. Doveva andare di fretta. Ha preso qualcosa da quella cassa sulla parete. Sembra un deposito di emergenza. Ma è vuoto. Cacciatori. Ora dovrei poter ricostruire la scena. L'hanno attaccata, ma è fuggita. Sono già su di lei. Per questo la città deve sapere dei cacciatori. Avrebbe potuto... Tienimi aggiornata. Oh! Deve essere lei. Da avvertimento amichevole a missione di soccorso in tempo zero. Spero non sia troppo tardi. Felicia sa il fatto suo. Ma i cacciatori sono una minaccia letale per chiunque. Ti preoccupi per l'ex del tuo ragazzo? Questo sì che è vero amore! Sono arrivato tardi. Indizi su dove sono? Scansiono l'area e vedo. Un'altra cassa. Ma questa è ancora chiusa. Ha rischiato la vita per arrivare qui. Devo aprirla, ma la corrente è disattivata. Un nodo. Scommetto che ce ne sono altri. Questa è la linea elettrica recisa. Scende fin giù. Un altro nodo andato. Scommetto che il generatore alimenta la cassa. Potrei usare la ragnatela sul generatore per aprire la cassa. Pare funzioni. Ci sono quasi. Ci sono. Parigi. MJ, parli francese? Per niente. Ma manda tutto comunque. Ok, un manuale di istruzioni per lo scettro di Watumb. Watumb? Faccio qualche ricerca, un attimo. Cacciatori. Ovunque vadano, li seguirò. Stando a una traduzione del Mystic Arcana, è uno scettro antico. Risale a prima di Cristo. A quanto sembra permette di creare portali verso qualsiasi luogo immaginabile. Tipo magia. Se mettesse le mani su un oggetto simile. Potrebbe tornare utile. Miles, atteniamoci al piano. Siamo in posizione. È nostra.
sicuramente lì dentro. Liberiamoci dei cacciatori. Direi che quello scettro ha un potere brillante. Quanto mi spiace. Vero? Black Cat sta facendo qualche magia o mi sto perdendo un rave da paura? Non è la tua giornata. Il ragno è qui! Ho sentito spesso di strani avvenimenti in quell'edificio. A quanto pare, le voci erano vere. Prendiamoli entrambi. È nel mirino! Prendo lo schermo! La scritta in francese sulla cartolina significa mia ragione di vita. Il tempo fugge. Nuova amicizia? Con Felicia non si sa mai. Grazie per la collaborazione.
ora di Nanna. Non lo trovo più! Vai per me da lì sopra! Vediamo cosa sta combinando Fenix. Questa è nuova. Il ragnetto vuole giocare. Davvero! Cos'è successo? Ehi, gatta! Possiamo parlare? Potresti rallentare! Vattene o ti teletrasporto in mezzo al Pacifico! Come ci hai intercettati? Usate ancora il vecchio canale. Non hai di meglio da fare, ragazzino. Felicia, devi fermarti! È una follia persino per te! Chi parla? Ah, sei tu, Rossa? Come vanno le cose con il vecchio Rossa? Ah! La smetti! Sto cercando di aiutarti! Non mi serve l'aiuto di nessun tanto. Sai cosa rischi con quello scettro? Vuole usarlo per rubare altre opere d'arte. Maledetta. Vi sento, sapete? Wow! La linea L! Felicia, potevi fare una strage! Ah! Attenta! Di nuovo i cacciatori! Hanno un debole per me. Può finire stanotte. Possiamo fermare chi vuole uccidere. Rubati il tuo di artefatto magico. Ah, che freddo! Non ho neanche la sciarpa. Lo scettro può portarci da Crave. Questo non riguarda affatto Crave. Perché non mi aiuti a fermarlo? Sei Spider-Man. Hai già salvato la città e lo farai ancora. Spider-Man aveva ragione su di te. Pensi solo a te stessa. Senti, bello. Non che siano affari tuoi. Ma la mia ragazza è a Parigi. E l'ho messa nei guai con delle brutte persone. Hai mai fatto qualcosa per amore? Ha bisogno di me. Adesso. Se soltanto riuscissi a fare più di 3 metri con questo coso. MJ ha detto di non fidarmi. È una tipa sveglia. Ma devi fare le tue scelte da solo. La cassa ci serve viva! È mia! Scappa! Usa un portale! Le istruzioni di questo manufatto non erano chiare! Però migliori a vista d'occhio! Non abbastanza! Troveremo una soluzione! Insieme! Però! Hai coraggio, ragazzino! Sono Spider-Man, non un ragazzino! Ok, Spider-Man, vediamo che sai fare! Tieni le distanze, continua a sparare! Occhio alla tela! Dietro! Eccone altri! Sul tetto! Ehi! Usa questo portale! Prendiamo lo scettro! Apro il fuoco! Per quello che vale! Apprezzo il tuo aiuto! Avevo bisogno di distrarmi! Capisco! È sotto tiro!
possibile! Qualche magia per i proiettili? Hai le ragnatele? Usale contro la torretta! Prendi nota! Ehi! Non saranno qui per lo spettacolo dei leoni marini! Oh! Voglio vederlo! Sai che i leoni marini nuotano a 40 km orari! Concentrati sui cacciatori! Kraven ti vuole da morire! Già occupata! Togliete di mezzo il ragno! Ancora per... Ci vogliono ridurre allo stremo! Se mi vogliono, dovranno uccidermi! Vediamo di non arrivare a tanto, ok? Scateniamoci! Perdona l'interruzione! Pazzesco! Ti piacciono i cani? Preferisco i gatti! E questi non sono cani! Ma mordono come cani! Peggio! Occhio ai portali! Ehi, qui! Non se l'aspettavano! A terra! Riposizionamento! Non si stanno trattenendo! Sto finendo le nuove vite! No, andrai a Parigi. La tua ragazza ha bisogno di te. Sei davvero uno Spider-Man! Questo è mio! Che male! Faccio io! Capite e letali! Sparo! Ecco, ora concentrati e pensa alla Torre Eiffel. Au revoir, Felicia. Ti ringrazio. Mostra Martin Lee. Come sta, Felicia? Sta bene, per ora. Hai finito l'articolo? L'ho appena mandato a Jonah. Rifacciamolo lì. Andrà bene. Coso, va a Coney Island. Perché? Che c'è? Sai che Mysterio è appena uscito di galera? Ecco, sta aprendo lì una nuova attrazione. Potrebbe essere un bersaglio dei cacciatori. Bella pensata. E sai chi altro ci sarà a Coney Island stasera? Indizio, le sei morto dietro per più di un anno. No, dai. Non dirmi dai. Tu e Hayley siete fatti l'uno per l'altra. Non chiederle di uscire sarebbe un crimine contro l'umanità. Vedremo. Ma prima devo indagare su Mysterio.